appena prima del Covid è uscita l'idea di creare un nuovo prodotto, quindi creare un nuovo amaro in stile moderno. E ho avuto la fortuna di lavorare insieme al master blender, produciamo a Nanelli, quindi produciamo in Piemonte, e ci siamo seduti insieme e ragionavamo di come creare un amaro in stile moderno. Oggi l'amaro ha cambiato forma, come ha cambiato forma soprattutto il palato di tanti consumatori. Quindi normalmente si spinge tanto verso lo zucchero, quindi l'idea dell'amaro moderno è molto zuccherato, molto dolce. Ok, noi siamo invece partiti da una base amaricata tradizionale all'interno della Valenziana, Ina, la Barbaro, l'Igrizia, e all'interno abbiamo inserito 4 ingredienti. Prima di tutto che potessero unire l'Italia da nord a sud, quindi partiamo dalla mente di Pantalieri, che è una mente tradizionale del Piemonte. Avevamo poi bisogno di un ingrediente che desse una morbidezza, una nota, come si dice, gourmand oggi, e soprattutto che desse una nota dolce senza essere lo zucchero. Quindi abbiamo utilizzato lo zafferano DOP, quindi del consorzio dell'Aquila, che quindi dà anche una connotazione importante per quanto riguarda la qualità e la provenienza dell'ingrediente, quindi 100% italiano. Per poi arrivare giù in Calabria con le scorze d'arancia dolce e i limoni siciliani. Tutto questo andiamo ad abbinarlo e andiamo a mixarlo, creando questo blend che appunto abbiamo chiamato 207 al locale. 207 è un numero fortunato che porta tanto amore, tanti soldi, tanto fortuna, tanto successo. Bagno. Ma soprattutto è il numero dei 207 bulbi di zafferano che arrivarono alla fine del 1600 dalla Spagna verso l'Italia con il frate domenicano Santucci, che li portò per la prima volta in Italia, quindi da lì partì tutta la produzione. Amaro locale perché con questi ingredienti un pochino ci possiamo sentire locali, usciamo dallo spazio del tempo, usciamo dal concetto di provenienza e alla fine in qualsiasi luogo riusciamo a sentirci a casa, riusciamo a sentirci comodi e vivere questa convivialità che l'amaro porta, che poi è l'esperienza più bella in Italia, nel momento del dopo pasto, nel momento dello stare insieme a tavola. Ringrazio anche di essere qua presente una persona incredibile che è il mister Alessi, nel quale trovate tutti questi prodotti, che sia il nostro champagne sia il 207 Amaro locale. E soprattutto ringrazio Paolo per il meraviglioso abbinamento dei piatti, che secondo me sono stati super azzeccati dall'inizio alla fine, e nuovamente Andrea, tra tutto lo staff della Trattoria da Borde, per aver dato questo regalo incredibile allo champagne del Sapere e soprattutto alla gente del canale. Grazie mille.